Parliamo con Luca Nardi, che è un giovane educatore sportivo, che però è anche presidente di un'associazione che si chiama Cor et Amor ed è il portavoce di Costruiamo Gentilezza. Luca Nardi già una decina di anni fa aveva ideato una pratica didattica che è la pratica della gentilezza. Col passare degli anni la pratica della gentilezza si è evoluta. Si è arrivati ai giochi della gentilezza e addirittura adesso abbiamo persino in alcuni comuni d'Italia, non pochi, gli assessori alla gentilezza. Ecco, perché parlare di gentilezza a scuola? Allora, la gentilezza a scuola si intende qualcosa di concreto che aiuta a far stare bene sia i bambini che la vivono quotidianamente, ma anche gli insegnanti e tutto il corpo docente. Vivere la gentilezza a scuola permette di avere un clima migliore durante le attività, ma consente anche ai bambini di apprendere più favorevolmente quello che gli viene proposto. Inoltre, insegnare la didattica attraverso la gentilezza può essere un valore aggiunto. Qualsiasi materia può essere trasmessa in modo neutrale oppure valorizzandola, rafforzandola con la gentilezza. La matematica, se la insegno con la gentilezza, insegno a utilizzarla in modo concreto e pratico con un risvolto propositivo, costruttivo. Altrimenti il suo impiego può essere utilizzato, può essere lasciato al caso. Quindi la matematica potrebbe essere utilizzata, se va bene, per fini propositivi e costruttivi a beneficio della comunità. Oppure se va male può essere utilizzato in malo modo. Quindi diciamo che c'è una matematica gentile e una matematica non gentile, una lingua italiana gentile e una lingua italiana non gentile. È così? Sì, esatto. Se parliamo ad esempio della lingua italiana gentile o non gentile, ci può essere una lingua italiana che è costruttiva, quindi quando comunichi a fin di bene, trasmettendo dei valori, costruendo, proponendo qualcosa di costruttivo, appunto, oppure una comunicazione un po' più distruttiva che ferisce l'altra persona e quindi va a discapito di chi ascolta. Alcuni anni fa, tu e la tua associazione avevate anche inventato, ideato proprio i giochi della gentilezza. Di che cosa si tratta? Facci un esempio di gioco di gentilezza che tu fai con i bambini di scuola primaria. Allora, i giochi della gentilezza sono uno strumento educativo che possono essere appunto impiegato a scuola, in famiglia, nello sport. È un gioco semplice che propongo ai bambini e riguarda la comunicazione, in particolar modo l'attenzione e l'attenzione visiva. Quindi giocare per esempio con una palla invisibile che si passa da una mano all'altra, quindi posizionati in cerchio. Ovviamente senza utilizzare la voce, senza dire il nome del bambino o dell'alunno che riceve la palla, ma semplicemente riconoscendolo sulla base del movimento che si fa con il corpo. Quindi questo allena l'attenzione visiva. Cosa c'entra questo con la gentilezza? Per riconoscere il tipo di gentilezza che abbiamo davanti è importante comunque prestare attenzione a cosa viene fatto, quindi ad esempio anche guardare le persone negli occhi, e questo è un gioco semplice che si può impiegare. Dopo i giochi della gentilezza, però, la vostra proposta educativa si è ulteriormente arricchita. Adesso siamo arrivati addirittura agli assessori alla gentilezza. Cosa sono gli assessori alla gentilezza? Allora, gli assessori alla gentilezza è un ruolo istituzionale pubblico che viene riconosciuto dal sindaco di una comunità locale attraverso una apposita delega. Attualmente in Italia ci sono 102 assessori alla gentilezza riconosciuti in altrettanti comuni, molti dei quali sono stati richiesti da bambini ed insegnanti ai propri sindaci. Per quale motivo i bambini richiedono la nomina di un assessore alla gentilezza? Uno, perché il ruolo dell'assessore alla gentilezza è anche quello di salvaguardare la comunità locale in cui vivono e crescono i bambini, quindi contribuire a educare e proteggerli con la gentilezza. E in secondo luogo, l'assessore alla gentilezza appunto si occupa anche di ascoltare i loro bisogni. Quindi è una loro interfaccia diretta che abbiamo pensato e ideato e che si sta diffondendo in molte comunità, italiane. Senti, e,
Avete anche istituito, state istituendo anche dei referenti all'interno delle scuole, cioè docenti referenti per la gentilezza, è giusto? Sì, esatto, li abbiamo riconosciuti, definiti insegnanti per la gentilezza. Semplicemente un insegnante può richiedere il riconoscimento tramite il web proponendo una buona pratica di gentilezza che ha già messo in atto. E il suo ruolo è quello di contribuire a trasmettere la gentilezza ai bambini nella quotidianità scolastica, ma anche dalla quotidianità scolastica verso la comunità locale. Quindi tendenzialmente un insegnante per la gentilezza propone già quello che dovrebbe proporre abitualmente ai propri alunni, solo con una visione un po' più rivolta anche alla comunità locale. Attualmente, allora, quante sono le scuole gentili, cioè le scuole in cui voi avete dei referenti per la gentilezza? Le scuole gentili in Italia sono all'incirca un centinaio, anche se gli insegnanti per la gentilezza sono 240. Questo perché in una scuola gentile o una scuola della gentilezza ci possono essere più insegnanti riconosciuti. Di questi, la maggior parte si trovano nelle scuole primarie, ma ci sono anche insegnanti per la gentilezza che vanno dall'asilo nido sino all'università. E tra questi ci sono anche alcuni dirigenti scolastici. Beh, una curiosità, hai parlato di insegnanti per la gentilezza anche all'università. C'è già qualche studente che si è laureato con un docente della gentilezza? Allora, con un docente della gentilezza questo non ancora, però ci sono diversi studenti universitari che stanno e hanno già sviluppato delle tesi sull'argomento e su quello che stiamo svolgendo in tutta Italia. Quindi è indicativo che c'è interesse su questa iniziativa. Va bene, quindi diciamo che il prossimo passo potrebbe essere proprio quello di un docente universitario della gentilezza che laurea un proprio studente su una tesi sulla gentilezza. Questo sarebbe il massimo. Sì, sicuramente sarebbe un valore aggiunto per tutto ciò che riguarda la formazione e l'apprendimento. Ma l'insegnante che vuole documentarsi o che addirittura vuole provare a fare con i propri bambini qualche gioco di gentilezza, cosa può fare? Allora, abbiamo creato la piattaforma www.costruiamogentilezza.org, su cui sono disponibili gratuitamente gli strumenti per costruire gentilezza, ovvero Giocopedia della Gentilezza, su cui sono condivisi già 200 giochi della gentilezza e chiunque può condividerne di nuovi. E poi sono anche presenti le buone pratiche di gentilezza che possono essere messe in atto a beneficio della comunità scolastica o delle comunità locali. Ancora una domanda. Ogni anno voi organizzate anche un evento a livello nazionale. Mi pare che l'ultimo è stato proprio nel settembre del 2020. Di cosa si è trattato? Allora, il 22 settembre di ogni anno organizziamo la giornata nazionale dei giochi della gentilezza, è ormai diventata una ricorrenza, quest'anno sarà la sesta edizione. Ogni anno questa giornata viene tematizzata con un argomento specifico. Nel 2021 tratteremo i nonni e i bambini, che sono un pochino le due categorie che hanno ricevuto un po' meno di attenzione durante questo periodo di lockdown e molto probabilmente anche precedentemente. Nel corso degli anni siamo riusciti a raggiungere il coinvolgimento di 49.000 bambini partecipanti in tutta Italia ed è stato un buon risultato. E dicevo quindi l'obiettivo futuro, il prossimo obiettivo qual è? Allora, l'obiettivo come Costruiamo Gentilezza è quello di proseguire nel circondare i bambini di gentilezza. Infatti, il mese scorso abbiamo attivato il ruolo di allenatore alla gentilezza per coinvolgere anche il mondo nello sport in questo cambiamento culturale e nel modo di pensare e di agire, sempre a beneficio dei bambini. E piano piano ci rivolgeremo sempre di più anche verso l'Europa. Quindi i giochi della gentilezza europei potrebbero essere la prossima tappa. Sì, l'auspicio è di riuscire a arrivare, iniziare ad arrivare nei paesi francofoni, passando per esempio dalla Valle d'Aosta, dove si parla già francese e ci sono molti contatti appunto con la Francia e altri paesi. Bene, ringraziamo Luca Nardi per questa chiacchierata. Ricordiamo, Luca Nardi è il presidente di Cor et Amor, portavoce di Costruiamo Gentilezza. La proposta educativa della gentilezza era nata 10 anni fa, nel territorio della provincia di Torino con 4
poche classi e pochi insegnanti, oggi ormai è una realtà importante, interessante, che riguarda, come ci ha detto poco fa, addirittura quasi 50.000 alunni, 200 insegnanti, 100 scuole e addirittura 102 assessori alla gentilezza in altrettanti comuni italiani. Auguri per il futuro. Grazie.